Sapete qual è la cosa che proprio non sopporto di questa nazionale? Io da quando seguo la pallacanestro ho visto tante nazionali, però se si volesse fare un po' un riassunto barbarico, proprio tagliato grosso, in tre maxi categorie, io ho vissuto praticamente tre generazioni di nazionale. La prima si potrebbe chiamare la generazione del 99, quella degli europei, Carlton Myers, Gregor Fucsca, Andrea Meneghi, quella gente lì. Poi chiamiamola la generazione di mezzo, dei Basile, dei Galanda, dei Bulleri, quelle squadre lì, e poi la generazione degli NBA, chiamiamola, quindi Gallinari, Bellinelli, ma anche Datome, Bargnani, ora Niccolò Melli, diciamo le squadre più recenti. Ecco, la cosa che io non sopporto è il fatto che la generazione degli NBA è molto più forte rispetto alla generazione di mezzo. Io non voglio neanche fare un paragone con quella del 99, è passato troppo tempo, è cambiato anche il basket, però le due più recenti, la generazione degli NBA è molto più forte della generazione di mezzo. Cioè, ora, basti pensare, per fare un po' un esempio, no? C'abbiamo uno che ha vinto l'anello in NBA, c'abbiamo un altro che sono tanti anni che fa la prima punta di diverse squadre NBA. Il rapporto che c'aveva la generazione di mezzo con la NBA, giusto per fare un raffronto, io mi viene in mente la faccia che fece Allen Iverson quando vide entrare Rodolfo Rombaldoni. Io non me la dimenticherò mai l'espressione di The Answer. Ecco, quello era il rapporto di quella squadra col mondo della NBA. Eppure, però, quella squadra lì alla fine in quella partita gli Stati Uniti li batté. Questa è la differenza, che la generazione di mezzo, le sue soddisfazioni con la nazionale, se l'è prese. In qualche modo se l'è prese. Invece la generazione degli NBA, la nostra generazione di ora, purtroppo per il momento non se l'è ancora prese, non si è riuscita a prenderle. E molti provano un po' a dare delle spiegazioni, secondo me anche in maniera abbastanza superficiale, dicendo però quelle squadre lì, quelle delle generazioni di mezzo, ci mettevano il cuore in campo, davano l'anima, il 110%, dove non arrivavano col talento, ci arrivavano con la voglia, con l'energia, con la grinta. Io non sono d'accordo, cioè è verissimo per quel che riguarda le generazioni di mezzo, però è vero anche per queste squadre, anche per la generazione di ora della NBA. Io nelle squadre recenti della nazionale non ho mai visto una squadra arrendevole o con poca voglia. Anche oggi la nazionale ha dato il 110% di quello che poteva dare. E quindi è una squadra più forte rispetto a quella, entrambe mettono in campo il 110% di quello che hanno, però una in qualche modo alla fine riusciva a prendersi le sue soddisfazioni e quest'altra no. Non lo so, andiamo col processo, va, è meglio. Abbiamo perso, quindi lasciamo da parte i capi di imputazione dell'accusa e cominciamo dalla parte della difesa. Primo punto, Gigi Datome. Per la prima volta in questo mondiale si è visto un Gigi Datome con personalità, protagonista, che non si è limitato a fare soltanto il tiratore sugli scarichi, che per un giocatore del suo talento, della sua classe, stante anche il personaggio, era veramente una bestemmia. Invece oggi per la prima volta Gigi Datome ci ha messo qualcosa in più, ha attaccato il ferro, ha provato a mettere in difficoltà la difesa della Spagna e ci è anche riuscito. Rispetto all'ultima gara con la Serbia è sembrata davvero una specie di resurrezione, rimanendo in tema religioso. Forse il problema è stato proprio questo, che dalla gara con la Serbia sono passate 48 ore, 2 giorni e la resurrezione di solito viene omologata in 3, se non vado errato. Secondo capo della difesa, Paul Biliga. Paul Biliga ha annullato Marc Gasol. No, rimettimi i colori, Edo del montaggio lì, rimettimi i colori, non stavo scherzando, è tutto vero. Terzo capo della difesa, ancora Danilo Gallinari. Lo vorrei citare un'altra volta perché ancora una volta la partita di Gallinari è stata estremamente lucida, concentrata, precisa. Ha fatto 15 punti sui 60 complessivi di squadra e in una serata in cui tutta la squadra ha tirato male, mediamente, per fare 15 punti ci ha messo appena 9 tiri. Il che però, se ci pensiamo, potrebbe anche essere un inizio, un principio di accusa celata nei confronti di Gallinari, perché da un giocatore del genere, in una gara da dentro e fuori, come di fatto era questa partita con la Spagna, 9 tiri...
sono un po' pochi, cioè 9 tiri l'ha presi Gentile, da Tome 10, Belinelli quasi il doppio, Della Valle che ha giocato un paio di scampoli di partita ne ha presi 6. 9 tiri di Gallinari. Io sono sempre stato uno di quelli che ha sempre elogiato l'altruismo di Gallinari, la modestia in un certo senso, il fatto di essere un grande giocatore ma anche un uomo squadra, un grande compagno di squadra. Però in partite del genere, penso all'ultimo quarto, dopo 2-3 attacchi che l'attacco batte in testa, che vedi che non si riesce a cavare un ragno dal buco, da uno come Gallinari io vorrei che mi rompesse a mezzo lo schema, andasse da Hackett, da Gentile o da chi ha portato avanti il pallone, la prendesse in mano e gli dicesse: Boni, ora tiro io, ci penso io. E questa cosa a Gallinari gli è sempre un po' mancata. Di solito è un aspetto positivo, qualche volta. E qui passiamo ai tre capi d'accusa. Primo punto: posto che se tiriamo di squadra col 20% complessivo da tre punti, per come è creata questa squadra, per i giocatori che ha all'interno, non vinciamo mai. E posto che se Marco Belinelli tira 3 su 16 dal campo, di cui 0 su 6 da tre punti, non vinciamo mai. Posto tutto questo, io continuo a non capire perché questa squadra non corre. Cioè, siamo bassi, lo sappiamo dall'inizio, ma non è che ci possiamo mettere sotto l'annaffiatoio un mese e mezzo e sperare di crescere. Siamo bassi e bassi rimaniamo, ma proprio perché siamo bassi, si dovrebbe correre. L'avevamo già detto anche contro la Serbia, invece se possibile, oggi abbiamo corso anche meno rispetto alla partita con la Serbia. Io mi ricordo un'intervista di Meo Sacchetti a inizio del Mondiale, prima della prima partita contro le Filippine, dove Meo Sacchetti diceva: io a questa squadra in questo momento chiedo più che altro di correre un po' di più rispetto a quello che abbiamo fatto in fase di preparazione, tutta la serie di sconfitte, quello che sappiamo. Quindi anche da parte dello staff tecnico l'input era arrivato, la richiesta c'era. Io veramente non capisco perché non corriamo, non lo so. Secondo capo d'accusa: ci faremo un video speciale interamente dedicato all'argomento, quindi non mi dilungo troppo, però vorrei cominciare soltanto ad accennare un minimo il tema delle valutazioni sulla squadra. Ora, non è normale, secondo me, che un giocatore dell'esperienza e del carisma, normalmente, di Luca Vitali entri in campo in una manifestazione così importante come il Mondiale quasi intimidito, quasi intimorito dalla difesa avversaria. Vitali in questo Mondiale, a livello proprio psicologico, mentale, non c'è mai entrato. E allora, ancora una volta mi viene da chiedere: ma provare un Ariel Fioi? Fioi è stato bocciato in tronco a prescindere, prima ancora di vedere se magari potesse essere veramente più pronto a livello mentale rispetto a Luca Vitali. Ripeto, con la Serbia non cambiava nulla. Oggi, con ogni probabilità, neanche, perché poi alla fine Luca Vitali ha giocato talmente poco che se quel poco lo giocava Fioi non è che cambiasse chissà che cosa. Però magari era un tentativo da fare, così come mi viene da chiedere. Io, finita la partita, mi sono messo subito a registrare, quindi non sono andato lì a vedermi se effettivamente ci fossero delle problematiche fisiche. Questo magari voi lo saprete nel momento in cui guardate il video. Però se non ci sono problematiche fisiche, ha avuto una passa? Terzo e ultimo punto dell'accusa, che però in realtà è quasi più un alibi nei confronti di questa squadra nello specifico, perché in questa partita secondo me si è visto in maniera lampante come il vissuto della squadra, della nazionale, dell'organizzazione, l'aria che tira, che si respira nei corridoi, ok? Della Spagna fosse un vissuto vincente. Invece il vissuto che abbiamo noi come nazionale con questo gruppo non lo è stato. Perché lo dico? Perché dopo la tripla di Gallinari sul 56-52, in cui avevamo anche tutta l'inerzia a favore e mancava poco alla fine, abbiamo preso un parziale di 10-0, quasi inspiegabile. Abbiamo completamente smesso di attaccare e lì di fatto la Spagna ci ha vinto la partita. Questa cosa non è venuta fuori perché in campo la Spagna fosse superiore rispetto a noi, ma è venuta fuori perché, anche se oggi all'atto pratico mancavano i Pau Gasol, i Calderon, i Juan Carlos Navarro, i Sergi Bacà, i Chachi Rodriguez, beh, pensate come l'ho, i Chachi Rodriguez. Anche se mancava tutta questa gente, però quella generazione, quel gruppo, quella squadra ha avuto insieme un vissuto
fatto di vittorie. E questa cosa viene fuori, si respira nell'aria, perché la squadra è abituata a vincere, quindi in un modo o nell'altro trova sempre la maniera di arrivare comunque alla vittoria. Noi, quel vissuto di squadra, di gruppo, di organizzazione, di federazione, di lega, di tutto quello che vi pare, non ce l'abbiamo in termini di vittorie. E oggi secondo me si è visto in maniera lampante. E quindi siamo arrivati alla fine, non finiscono i video sul mondiale, questo video rispetto ai precedenti da parte mia è un po' più accalorato, un po' più sentito, infatti sono sicuro che domani non vorrei averlo pubblicato, però me la sono sentita così. Ho lasciato per ultimo un argomento che non ho voluto anticipare prima perché non volevo che passasse come una scusante, ossia l'argomento degli arbitri. Non volevo che passasse il concetto abbiamo perso per colpa degli arbitri, non è assolutamente così. Però nonostante questo gli arbitri secondo me non sono stati al livello dell'aspettativa per una competizione così importante. Io vorrei veramente avere la sportività di Meo Sacchetti e di tutti gli altri allenatori che riescono a dire non parlo degli arbitri, anch'io vorrei non parlarne, però poi finisce sempre che un rimandino, un accennino a fine video ce lo faccio sempre. In particolare vorrei dire due cose al mio amico Tuco Salamanca. Ci avete notato che Steven Anderson è uguale a Tuco Salamanca di Breaking Bad? Ma spiccicato, io ci ho fatto caso, sarà che ci ha arbitrato praticamente sempre lui, quindi ci avevo sempre lui negli occhi, però è uguale e tra l'altro in questa partita ci ha avuto anche, diciamo, lo stesso modo di risolvere le questioni, cioè in pratica è stato un allegro semenamo e così è andata, cioè ci siamo menati dal primo all'ultimo secondo. Io me lo vedo Tuco che mi arriva, mi fa Edo, però sei mai contento? Cioè nel video scorso avevi detto troppi fischi e ora troppi pochi fischi? Tuco, ho capito, hai ragione, però ragazzi, cioè nella partita scorsa non si era riuscito a vedere due azioni consecutive giocate continuamente, ma stavolta sembrava la WWE, cioè una via di mezzo, eh?